Sindaco, questa sera è una grande serata per questo teatro, per la città di Canzo, per tutta la popolazione. Si inaugura, o meglio si rinaugura questo teatro che è, come dire, è stato messo a nuovo, è stato restaurato e si presenta in tutta la sua bellezza. Prima di tutto, Sindaco, un grazie per averci regalato questa meraviglia. Ma grazie a chi ha realizzato nel 1829 questa struttura, quindi che erano le famiglie borghese benestante del milanese e del canzese, che loro hanno avuto l'intuizione di realizzare a Canzo un gioiello del genere, è nostro compito poi negli anni mantenerlo, per cui ci voleva, siamo soddisfatti. Colgo l'occasione per ringraziare veramente innanzitutto l'architetto Frigerio che ha seguito tutti i lavori, quindi di restauro, l'architetto del comune di Canzo, e soprattutto anche tutte le maestranze, perché alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo rispettato i tempi e arriviamo questa sera contenti, magari qualcuno un po' stanco, ma contenti a festeggiare. Oggi abbiamo fatto l'open day, quindi c'è stato una grande affluenza di pubblico, hanno fatto tutti i complimenti, e per cui il teatro è nuovo a disposizione di tutti per fare cultura, perché cultura è fattore di sviluppo per tutto il territorio. Prendo spunto dalla tua ultima parola, territorio. Questo teatro è radicato, come è nato, come appunto è stato illustrato, dal territorio, da questo nucleo di famiglie. Il territorio, la popolazione, come ha reagito di fronte a questo lavoro, a questo impegno? Molto positivamente tutti, è logico che per arrivare a questi risultati noi abbiamo dovuto come comune quest'anno accantonare altre opere che verranno fatte poi l'anno prossimo, ma tutti ci hanno fatto veramente tutti i complimenti. Lo trovano come una loro cosa, la popolazione lo pensa come casa loro, quindi veramente ha fatto molto piacere il riscontro da parte di tutti, e ci hanno fatto i complimenti perché a giugno eravamo in crisi e oggi, questa sera, facciamo una cosa magari anche abbastanza inusuale. Era stata fatta nel 1991, quando aveva riaperto come teatro, una, diciamo così, una cena di gala in cui abbiamo invitato, oltre a qualche autorità, anche gli sponsor vecchi e magari poi gli sponsor nuovi per le future stagioni teatrali. Colgo anche l'occasione di ringraziare la Regione Lombardia e in particolare l'assessore alla cultura Cappellini, in quanto senza il loro aiuto in un solo lotto tutto assieme non saremmo riusciti a realizzarlo. Ecco, quindi la Regione in questo caso ci ha dato una bella mano, perché anche se è un fondo di rotazione, una parte dobbiamo restituirla in 15 anni a tasso a zero, ma questo ci ha permesso di fare un unico lotto e quindi di arrivare a poterlo riaprire in tranquillità. Ecco, brevemente vogliamo magari mettere in risalto due cifre. Cosa è costato e soprattutto più o meno quante persone hanno collaborato? Il cosa è costato parecchio, alla fine abbiamo fatto un conto, sono 370.000 euro, di cui 70.000 euro di fondi nostri sull'anno scorso per risistemare tutti i carichi, il graticcio, le scenografie. 230.000 euro è stato il bando sul fondo della cultura, di cui 40.000 euro a fondo perso dalla regione, 120.000 come dicevo prima, a restituzioni, gli altri 70.000 del comune, e l'ultimo bando da 47.000 euro, di cui 20.000 euro a fondo perso, perché abbiamo rifatto anche tutto l'impianto di riscaldamento perché c'erano delle perdite. Le imprese sono state parecchie, perché ci sono volute delle imprese specialistiche, soprattutto ho fatto un grosso piacere che ci sono state maestranze del luogo e che sono entrate con lo spirito giusto, in punta di piedi, e hanno lavorato veramente anche il mese d'agosto, anche la sera fino alle 11, e soprattutto anche un plauso va alla restauratrice, e devo dire con
grande soddisfazione che abbiamo avuto anche il controllo della sovrintendenza e ha fatto i complimenti per i restauri che sono stati realizzati e il modo come sono stati realizzati. Oscar, la grande serata è arrivata, dietro di noi c'è un pubblico, se vogliamo, un po' strano rispetto al pubblico teatrale, una serata che inaugura di nuovo questo teatro, questa bellissima struttura. Spiegaci un attimo quali saranno le sorprese, cosa c'è in serbo? Ma in serbo c'è sicuramente una stagione teatrale di buonissimo livello, dove partiremo già sabato con l'Anna Mazzamauro, quindi partiremo alla grande, poi via via credo che gli spettacoli andranno sempre in aumento. Quest'anno abbiamo voluto anche dare una dimensione anche un pochino diversa, perché abbiamo voluto inserire anche degli spettacoli musicali di primissima fascia come Omar Pedrini, che secondo me è un grande cantautore, e quindi la gente deve anche un po' imparare a gustare il teatro sotto anche altre forme che non sono solamente quella della prosa, pur bella che sia e pur coinvolgente che sia, ma bisogna andare a trovare anche cose un pochino diverse. Ma se andiamo indietro nel tempo, i romani, i greci nel teatro non facevano solo la tragedia. No, certo, i romani e i greci non facevano solo la tragedia. In effetti è un pensiero che ci è venuto ad entrambi, il fatto di far vivere questo teatro anche come serate come queste. Perché l'ho detto prima, in un discorso, serate come queste servono per tutti. Serate come queste servono per essere conviviali con tutti, quindi qui c'è tutta l'amministrazione, maggioranza e minoranza, c'è chi lavora all'interno del teatro, ci sono i volontari del teatro, ci sono chi ci aiuta anche economicamente a sostenere il teatro, quindi queste serate servono soprattutto per quello, per far vivere il teatro anche a persone che normalmente questo teatro lo vivono ma in modo un po' secondario. Senti, ma c'è un bel episodio, so, con la Mazzamauro, quando l'hai contattata. Vogliamo svelarlo al grande pubblico? Sì, certo. Anna Mazzamauro, quando l'abbiamo contattata, la prima volta, quando le abbiamo parlato della serata, era certamente un pochino restia, ma per il semplice fatto che la stagione teatrale per Anna Mazzamauro non è ancora incominciata, quindi qui è come se venisse a fare una prima. La settimana prossima mi pare che fa 7 serate o 8 serate in un teatro di Milano. Quando ci ha chiesto di venire, io gli ho mandato delle foto, gli ho mandato delle foto del nostro teatro. L'unica cosa che potevo fare era quella, era dire: guarda, questo è il nostro teatro, è il teatro, punto. Non è il teatro nuovo, non è il teatro, è il vero teatro. Qui c'è il palco in legno, qui ci sono i grattici, c'è la gente che vive. Ho firmato il contratto dopo 3 ore. E non è poco, ero architetto. Con lei parliamo un attimo di quello che sta dietro a questa serata, cioè quello che c'era prima, i mesi, i lavori. Quali sono state le difficoltà maggiori che si sono incontrate? Lavorare in una struttura del genere, come ho detto prima in sala, bisogna entrare in punta di piedi, non bisogna far vedere le cose che si fanno a lavori finiti, di modo che l'edificio, la scena, il palco restano integri, così come nel 1830 sono stati pensati e progettati e realizzati. Il difficile è stato proprio quello di, pensate, far passare tutta la rete tecnologica moderna oggi nel 2017 in una struttura del 1830. Per cui con muri magari non pensati per far passare cablaggi, per far passare i tubi per il riscaldamento, e non si poteva mica passare sopra le pitture, gli stucchi, eccetera. E c'è stato anche un lavoro certosino di come ripulitura di questi affreschi. Sì, tramite la Cigardi Fabio, la restauratrice di Albavilla, abbiamo fatto un'opera egregia in collaborazione con la soprintendenza di Milano, in particolare con l'architetto Mimmo, e abbiamo finalmente ripulito tutta la volta del teatro, che era stata dipinta dal Tessa.
cosa che non era mai stata eseguita quindi negli ultimi 190 anni, se contiamo il 1828 come data di fondazione della società. Ed è stato un lavoro di pulitura, di integrazione, di ripristino delle fessurazioni, alcune che erano anche molto, molto corpose, molto incavate. C'è stata un'opera di integrazione cromatica, sempre però fatta sotto una certa logica, quella di non alterare la situazione originaria e di dichiarare invece quali erano le parti rifatte nel 2017. Qual è stata la soddisfazione? Qual è la soddisfazione più bella che si ha questa sera? Sentiamo prima l'architetto e poi l'Oscar. Ma la soddisfazione è stata quella che mi hanno dimostrato le ditte e gli artigiani della zona che hanno lavorato qua, quando alla fine vedevo che venivano in cantiere con entusiasmo, con voglia di lavorare. Alla sera alle 8 c'era gente che lavorava ancora e gli chiedevo di fare una cosa non prevista, la facevano. Dicevo: attenzione, che ho promesso ad Oscar che è l'8, bisogna finire tutto. E il 14 c'è Anna Mazzamauro. Cioè, quella è stata una soddisfazione grandissima, di quando la gente ti guarda negli occhi e ti dice: va bene, te lo faccio, ti stringe la mano, il giorno dopo lo sta facendo con cuore, con animo. Sono molto contento. E con competenza. Oscar? Ma guarda, io oggi ho avuto una bella sensazione. Stamattina, quando abbiamo inaugurato, il teatro era pieno. Anche nel pomeriggio c'è stato molto via vai. Vero è che probabilmente sono anche tanti curiosi, giustamente, perché vedere un teatro così, quello che mi ha fatto piacere è stato questo. Probabilmente la gente, io mi auguro che la gente abbia capito che il teatro è la vita. Il teatro è quello che ti fa andare avanti, perché in queste serate tu conosci persone diverse, tu impari a interagire con le persone. È un altro, è il vero mondo, è della vera vita. Quindi, signori, venite al teatro, ascoltatemi. Sindaco, ma vogliamo fare gli onori di casa. Ci presenti questa simpatica ragazza? Sì, lei è Alessandra Locatelli, vice sindaco di Como, che è venuta a trovarci questa sera e per cui la ringrazio tanto, oltre che essere una carissima amica. Noi ci siamo permessi adesso di fare una presentazione leggera, perché è una serata fra amici. E prima di tutto vogliamo fare un augurio a questo nuovo teatro e al sindaco per questa bella iniziativa e bella serata. Assolutamente sì, io ringrazio Fabrizio anzi per avermi invitata, perché essere qui con tante persone che si sono date da fare, hanno lavorato per un progetto e l'hanno visto finito, è veramente emozionante, oltre che è venuto veramente bene. E poi ho sentito e ho ascoltato con piacere la storia di questo teatro, che è di 190 anni di storia e non poteva essere trascurata, quindi sicuramente grazie per avermi invitata e una buona stagione di impegni teatrali per tutta Canzo. Una considerazione adesso non da amministratrice, dimentichiamo un attimo questa veste, da potenziale spettatrice: che cosa si aspetta di più o di più bello da questa struttura e da tutti i teatri in genere? Ma io in genere credo che sia importante che sia aperto alle fasce anche più giovani, in modo da coinvolgerle, perché abbiamo capito che se non stiamo dietro a questi progetti li perdiamo, e l'unico modo per tenerli vivi è tramandarli tra generazioni, quindi dobbiamo avvicinare i giovani il più possibile. Ma a Canzo siamo proprio bravi. Bravi, siamo troppo bravi a Canzo. Hai visto che festa? Hai visto che bello, ma soprattutto abbiamo fatto questa entrata leggera, quasi teatrale se vogliamo, un duetto, perché l'ambiente lo impone, ma il lavoro è stato tanto in realtà. Il lavoro è stato tantissimo e l'ho detto stamattina di fronte anche a un pubblico numeroso, io sono orgogliosa ma sono anche commossa di quanto entusiasmo abbia suscitato in tutte le maestranze che hanno lavorato qui, l'entusiasmo di capire, di far parte
di una squadra che doveva fare un lavoro importante, un lavoro impegnativo. E direi che sono proprio commossa dal fatto che mi sembra che l'hanno fatto tutti con amore, cioè non hanno preso... Come se fosse una cosa loro, personale. Sì, proprio come se... E poi l'ha detto giusto anche il sindaco, sono entrati in punta di piedi capendo che il teatro meritava rispetto, per cui hanno lavorato tutti molto bene, molto celermente, nei tempi, impiegando più ore di quanto non avessero deciso in partenza. Cioè non so se avete visto, se avete ripreso l'aiuola molto bella che c'è fuori dal teatro, cioè ci è stata offerta da una ditta di floricoltura, ma che veramente è venuta a proporsi, e per me questa è stata una cosa molto bella, vuol dire che il teatro dai canzesi è sentito proprio come una cosa loro. E su questa considerazione facciamo un bel augurio per la stagione, anche se non si fanno gli auguri nel mondo dello spettacolo, perché non ci si veste di viola, non si fanno eccetera, gli auguri, però fa sempre piacere se si sentono. No, non facciamo gli auguri, diciamo che in bocca al lupo, e speriamo che vada, sicuramente sarà una bella stagione, perché abbiamo le stagioni precedenti ci insegnano che di solito va tutto bene. Lavorando come si lavora, grazie a tutti i volontari che abbiamo in giro, direi ormai anche una bella esperienza, sia da parte di non solo turismo che da parte di noi amministrazione, insomma. E siamo veramente orgogliosi di essere riusciti a fare questo lavoro.